questi sono personaggi abbastanza importanti nella storia dell'informatica. Magari qualcuno li conosce, magari no, non farò l'errore di chiedere chi li conosce, perché se tutti li conoscete poi sono Dio, che cazzo devo dire adesso. Però se studiate l'informatica, o avete sentito parlare direttamente di loro, o avete sentito parlare di cose che loro hanno inventato, o cose che sono derivate da cose che loro hanno inventato. Quindi questi due signori sono abbastanza influenti, tutto sto giro per dire che sono abbastanza influenti. Ma vediamo un po' cosa hanno fatto, e partiamo da quando il primo dei nostri protagonisti è nato. Perché parto raccontando la storia di John von Neumann, che in realtà non è il suo vero nome, è un nome che poi lui si è scelto e si è cambiato, perché lui è nato in Ungheria, a Budapest, nel 1903. Qui siamo nel regno d'Ungheria. Sapete che l'Ungheria aveva l'impero austro-ungarico, quindi c'erano due capitali, Budapest in Ungheria e Vienna. Lui nacque in Ungheria, a Budapest, e nacque come Janos Lajos Neumann, e questo era il suo vero nome, primo figlio di Miksa e Margit Neumann. È una famiglia abbastanza ricca, agiata, lui è un banchiere, un ricco banchiere ebreo, e lei era una discendente della famiglia Meisel. La famiglia Meisel era una famiglia molto ricca, una famiglia rabbinica, discendenti da Praga. Quindi insomma, una famiglia abbastanza agiata, di origini ebraiche. Questo dato dell'ebraismo è importante, perché poi influenzerà anche la vita di questo ragazzino. Questo a 6 anni era già in grado di effettuare divisioni a mente tra due numeri da 8 cifre, e conversava con il padre in greco antico, in francese, in tedesco, in italiano e in inglese. Una volta vide la madre, che stava guardando assorta al cielo, e gli disse: "Scusa, cosa stai calcolando?" A 8 anni il padre lo iscrive al ginnasio luterano di Budapest, che è una scuola di elite, una scuola per le eccellenze nobiliari di Budapest, che è un sistema che poi ha prodotto una serie di menti geniali che hanno influenzato il Novecento. Sono persone, se avete visto recentemente il film Oppenheimer, avrete incontrato varie prodotti di questa elite culturale ungherese, che poi si sono trasferiti negli Stati Uniti e hanno portato il loro sapere là. Venivano chiamati i marziani, per quanto erano fuori dal mondo, letteralmente. Non sono andato avanti? Perché non sono andato avanti? Adesso sono andato avanti. Allora, a 15 anni, von Neumann è praticamente una delle menti più brillanti d'Ungheria. A 19 anni ha già pubblicato due paper fondamentali sulla matematica. Nel secondo di questi paper ha dato la definizione odierna che noi usiamo oggi di numeri ordinali, superando quella di Georg Cantor. Dopodiché i Neumann devono trasferirsi in Svizzera, in Austria, scusate, perché devono evitare il regime di Béla Kun. C'era un regime sovietico, la Repubblica Sovietica Ungherese, loro devono scappare in quanto ebrei per evitare le persecuzioni. Poi tornano in patria e c'è un altro regime dittatoriale abbastanza feroce che li perseguita. Quindi non fortunata anche questo periodo della vita di von Neumann. Questi fatti influenzarono delle decisioni che poi lui prese negli Stati Uniti. Nel 1926 completò il percorso di studi con un PhD in matematica a Budapest e contemporaneamente prese una laurea in chimica, perché il padre voleva che gli facesse qualcosa di più pratico, studiasse qualcosa di più pratico. Allora così, mentre prendeva il PhD in matematica, nei ritagli di tempo ha fatto una laurea in chimica a Zurigo, così. Dopodiché si trasferisce in Germania, a Göttingen, questa è l'università di Göttingen, e studia presso il professor David Hilbert, che anche lui è un nome abbastanza conosciuto nel campo della matematica, e è uno dei matematici più influenti del XIX e XX secolo. Poi, il 13 dicembre del 27, completa l'abilitazione e nel 28 inizia a tenere lezioni come Privatdozent dell'Università di Berlino, e qui assume il nome Johann von Neumann. Nel 28 inizia l'insegnamento come Privatdozent, ed è il più giovane di sempre ad essere insignito di questo titolo. Lui è qua a 25 anni. E Privatdozent è un titolo che le università tedesche danno a chi si è distinto particolarmente in ambito accademico, però non ha una cattedra. Quindi viene ritenuto qualificato, degno di tenere lezioni, comunque.
negli anni tedeschi von Neumann viaggia alla media di un paper al mese. Non so se avete mai visto o avete mai scritto un paper, ecco, non è esattamente come scrivere un articolo di un blog, uno al mese. Nel 29 viene invitato a Princeton, l'università di Princeton nel New Jersey, gli viene offerta una cattedra che poi lui manterrà fino alla morte. Era ricordato dagli studenti come un cattivo insegnante perché lui spiegava e scriveva sulla lavagna molto velocemente, poi cancellava subito, e quindi prima che gli studenti avessero finito di copiare. Però tra i colleghi è una leggenda. E lui lo sapeva, infatti si bullava di riuscire a memorizzare pagine di elenchi telefonici e poi ripeterli con i colleghi. Poi aveva interessi che spaziavano in tutto il campo, non solo le scienze, quindi l'arte, la musica, la storia antica. C'è un aneddoto di un professore di storia bizantina che ha detto che von Neumann aveva una conoscenza di storia bizantina superiore alla sua. Nel 1933 diventa professore di matematica nel neonato Institute for Advanced Study, che anche qua compariva nel film Oppenheimer che c'è stato di recente, era assieme ad altri grandi scienziati. Qua si vede Einstein, e là dietro, nascosto, è il nostro John, e qui ha cambiato definitivamente il nome in John von Neumann. Ma lui ha dato contributi nella scienza in praticamente ogni campo. Se voi andate sulla pagina Wikipedia di von Neumann trovate contributi in praticamente tutti i campi di cose che lui ha inventato, ha creato, il paper che ha scritto, libri che ha scritto. Quindi se avete toccato la matematica, la statistica, la fluidodinamica, la meccanica quantistica o l'economia, qualcosa di suo l'avrete incontrato. Per esempio, questo è un libro che ha scritto, si chiama Theory of Games and Economic Behavior, quindi la moderna teoria dei giochi. Se avete visto, qui cito un altro film, A Beautiful Mind, c'è cioè John Nash, no? Lui ha vinto il Nobel poi per queste cose. Lui ha fatto dei miglioramenti nella teoria dei giochi. Beh, la teoria dei giochi è sua, è di von Neumann, ha scritto questo libro in cui l'ha praticamente inaugurata questa branca dell'economia. Dopodiché c'è un'altra sua legge fondamentale, si chiama postulato di von Neumann, è uno dei fondamenti più controversi della meccanica quantistica, che è quello secondo cui l'atto di misurare una grandezza è in grado, solamente questo, di cambiare lo stato del sistema. E poi, come sapete, purtroppo, anzi forse non lo sapete, purtroppo il suo contributo fu fatale anche nel progetto Manhattan. Una cosa che mi è spiaciuta quando ho visto il film di Oppenheimer è che lui non compare affatto. In realtà il suo contributo è stato piuttosto importante, contributo ovviamente alimentato dal fatto che lui ci aveva a morte con nazisti e sovietici per le persecuzioni che aveva subito. Ora, passiamo invece ai contributi che ci interessano di più, quelli all'informatica. Ora, nel 1945 ha inventato il merge sort. Non so se qualcuno ha avuto a che fare con questo algoritmo. È un algoritmo di ordinamento. Allora, si basa su confronti, su ricorsione, sulla tecnica del divide et impera. Quindi, in pratica, una sequenza di numeri viene divisa a metà, poi una delle metà viene ridivisa a sua volta riapplicando ricorsivamente lo stesso algoritmo, viene estratto sempre il numero più basso e poi tutte le sequenze vengono ricombinate, quindi vengono mergiate. Okay. Il merge sort oggi è considerato inefficiente, però all'epoca era praticamente uno dei primi algoritmi di sorting, e von Neumann scrisse il programma di ordinamento dell'EDVAC in 23 pagine a mano. Poi parleremo di cos'è l'EDVAC. Poi scrisse un algoritmo per simulare il lancio di un dado, quindi simulare la generazione di un numero casuale, di un numero random. Però lui utilizzò un numero pseudo-random, perché naturalmente il numero random non esiste, cioè in aritmetica non esiste un modo per generare un numero random. Anche perché lui, tra l'altro, disse testualmente: chiunque consideri metodi aritmetici per produrre cifre casuali è ovviamente in fallo. Quindi sapete bene che in matematica non esiste una cosa di questo tipo. E ora vediamo un po' che cos'è EDVAC. Qua c'è anche una fotina di EDVAC. Allora, nel 1945 negli Stati Uniti si costruì ENIAC, che è il predecessore. ENIAC è l'acronimo di Electronic Numerical Integrator and Computer, che è in pratica il terzo vero computer della storia, dopo lo Z3 di Konrad Zuse, se qualcuno si ricorda, e Colossus, che è quello che usarono i britannici per decrittare Enigma. Allora, il team di sviluppo dell'Università della Pennsylvania decise di continuare la ricerca su questi calcolatori e creare il successore di ENIAC, che si chiama appunto EDVAC. EDVAC sta per Electronic Discrete Variable Automatic Calculator. A questo punto chiesero a von Neumann di dare una mano con la progettazione, con l'architettura di questo progetto.
Allora lui si recò in Pennsylvania, incontrò il gruppo di ricercatori che era coinvolto in questo progetto e si mise a discutere per formulare appunto una consulenza, insomma, un'idea su questa nuova, su questa architettura che questa macchina avrebbe dovuto avere. Però poi dovette tornare a Los Alamos, perché naturalmente stava aiutando il signor Oppenheimer, che vediamo qua, a costruire la bomba atomica, insieme poi ad altri colleghi, anche in parte ungheresi. Ora, non mi dilungherò tantissimo sul contributo di von Neumann alla costruzione della bomba atomica, però sappiate solo che senza di lui la bomba sarebbe stata molto diversa e i target giapponesi scelti probabilmente non sarebbero stati Hiroshima e Nagasaki, perché fu lui a calcolare quali città avrebbero avuto il maggior impatto. So che è brutto da dire, però calcolò esattamente le città più favorevoli a colpire. Tra l'altro calcolò anche l'altezza in cui l'esplosione della bomba avrebbe causato il maggior impatto. Aggiungo anche che poi dopo lui fu insignito di un premio al valore militare, ovviamente, e formulò anche una teoria conosciuta come MAD, Mutual Assured Destruction, che è quella teoria secondo cui se tutti i paesi hanno una bomba atomica nessuno si fa la guerra, perché si andrebbe alla distruzione globale. Un genio del male, praticamente. Questo documento, che è il documento che lui scrisse a mano appunto in treno andando dalla Pennsylvania a Los Alamos, è intitolato First Draft of a Report on the EDFAC. Quindi era anche una bozza, non è un documento completo, è una prima bozza. Ma questo documento era talmente incredibile e spettacolare che quello che lo ricevette in via posta, che si chiama Hermann Goldstein, lo fece immediatamente circolare in tutta la comunità scientifica e in pubblico, e quindi vanificò le intenzioni di brevettare questa architettura. Qui von Neumann descrive un progetto di un sistema di elaborazione digitale automatico ad altissima velocità ed è diviso in 6 parti. Tracciò anche questo diagramma. C'è un processore aritmetico centrale, un processore di controllo, una memoria veloce, un input, un output, e poi c'è una memoria esterna più lenta, come ad esempio schede perforate o nastri. Poi suggerì di usare un sistema binario per rappresentare i numeri, di usare delle valvole termoioniche perché erano più veloci dei relè, e di memorizzare il codice nella stessa memoria in cui erano memorizzati i dati. Immagino che la riconosciate più o meno questa architettura, perché effettivamente è a grandi linee la stessa che usiamo oggi. Certo, ci sono state delle evoluzioni basate su questa architettura, ma fondamentalmente, per capire l'importanza di questa architettura, se voi oggi tracciate l'architettura di un computer, di una CPU, di un calcolatore, è questa qua. Io vi ho raccontato un po' di achievement scientifici e tecnici del signor von Neumann, può sembrarvi un mostro disumano che riesce solo a pensare, però in realtà tutt'altro, anzi uno che amava parecchio le feste, amava la vita notturna, amava la musica, organizzava spesso delle feste in casa sua, amava scherzare. Allo IAS, lo Institute for Advanced Study, molti colleghi, incluso lo stesso Einstein, si lamentavano del fatto che lui ascoltasse musica ad altissimo volume mentre studiava. Lui diceva che gli serviva la musica ad alto volume, quindi mentre studiava c'era questa musica ad altissimo volume, gli altri si lamentavano. Poi gli piaceva tantissimo leggere e gli piaceva anche guidare. Il problema è che gli piaceva farlo contemporaneamente, queste due cose, quindi ci sono prove di diversi incidenti causati di questo suo vizietto. È stato sposato 2 volte, la prima con Marietta Covesi, da cui ebbe una figlia che si chiama Marina von Neumann, che peraltro è un economista e ha anche scritto un libro di memorie su suo padre, da cui ho preso alcuni di questi dati, e poi con Clara Darwin, che è qua. Allora, nel 1955 gli venne diagnosticato un cancro, che è probabilmente dovuto all'esposizione alla radiazione che c'erano a Los Alamos, nel laboratorio di Los Alamos. E a quel punto il professor von Neumann, che fondamentalmente è uno delle menti più brillanti del Novecento, una mente che cito il premio Nobel per la fisica Hans Bethe, il suo cervello indicava una nuova specie, un'evoluzione dell'essere umano. Con questa mente si spense completamente, fu sopraffatto dalla paura della morte e le sue abilità cognitive si ridussero al punto da fargli dimenticare alcune parole del Faust di Goethe che lui amava recitare al fratello per intrattenerlo. Von Neumann morì
l'8 febbraio del 57 a 53 anni. Quindi questa era la prima delle nostre due menti, questo potrebbe essere uno dei padri dell'informatica moderna, però ce n'è un altro, infatti il talk è intitolato due personaggi, perché ce n'è un altro? Non starò qua a dire chi è il vero padre, chi è il migliore, no. Sono entrambi abbastanza importanti, tra l'altro si incrociano le loro storie. Andiamo a vedere un po' la storia di Turing. Allora, qui siamo a Maida Vale. Maida Vale è a Londra, è una zona residenziale molto bella nella città di Westminster. Siamo nel 1912. Julius Matheson Turing è in licenza del servizio presso la Indian Civil Service, che è un corpo civile di elite dedicato a attività governative dell'impero britannico in India. E Ethel Sarah Turing è la figlia di un capo ingegnere della Madras Railway, che è una delle prime grandi reti ferroviarie indiane. Si sono conosciuti in India, si sono sposati in India, però vogliono che i figli abbiano un'educazione britannica e quindi tornano in Inghilterra quando lei è incinta del secondo figlio con il primo figlio di 5 anni che si chiama John. E il 23 giugno nasce Alan Madison Turing. Per un paio d'anni i suoi genitori sono impegnati in viaggi tra Londra e India, quindi lasciano spesso Alan e John presso una coppia di ufficiali in pensione. E il piccolo Turing mostra presto i segni della sua mente fuori dal comune, che spesso vengono confusi per disturbi della personalità. E questo bambino impara da solo a leggere in 3 settimane, e quando scoprì i numeri, aveva questa brutta abitudine di fermarsi a ogni semaforo ad annotare il numero di serie. C'è un aneddoto molto, molto carino che vi fa capire come ragionava anche la mente molto giovane di Turing. Lui si spostava spesso in bicicletta. Scusate, l'aneddoto della giovane, la bicicletta è un secondo aneddoto. Un primo aneddoto, verso i 7 anni, lui era in vacanza in Scozia con la famiglia e a un certo punto gli venne voglia di miele selvatico. Allora vide che c'erano delle api e si mise a tracciare la rotta di volo di tutte le api per incrociarle e capire dove era l'alveare. Quindi trovò l'alveare e provocò un po' di spavento alla madre. Quello della bicicletta invece è un aneddoto che a qualche anno più tardi, quando lui andava già a scuola a Sherborne, che vedremo, però vi fa capire anche qua che tipo di ragionamenti faceva questo ragazzo a questo punto. Allora lui andava in bicicletta e la catena della sua bicicletta aveva un problema, cioè continuava a cadere ogni tot pedalata, questa catena cadeva. Era un problema di catena, evidentemente, lui poteva cambiarla, ma no. Allora lui si annotò qual era il numero massimo di pedalate che riusciva a fare con quella catena e prima di raggiungerlo scendeva dalla bici e metteva la catena a posto. Siccome lo disturbava scendere dalla bici e mettere a posto la catena, costruì un piccolo macchinario che ogni tot pedalate rimetteva la catena a posto. Visto di comprare una nuova catena. A 6 anni, qui torniamo un po' indietro, 6 anni la madre lo iscrive alla St. Michael's, che è una scuola privata, però il sistema britannico diciamo che non è proprio in grado di conoscere la genialità della mente di Turing. Lui, la sua genialità venne riconosciuta dalla direttrice, però diciamo che alcune delle sue attitudini, più come il rispetto per le regole, il rispetto per il concetto di equità, vennero più formate in questo periodo piuttosto che la sua invece intelligenza. E per capire un po' meglio la personalità che questo bambino aveva, si racconta che a un certo punto la madre gli stava leggendo un passo del Pellegrinaggio del Cristiano, che è un libro fondamentale del protestantesimo. A un certo punto decise di saltare una parte perché la considerava un po' troppo pesante per il figlio che era piccolo, ma il figlio obiettò: non saltare questa parte perché questo va contro la regola della lettura, mi rovini la storia in questo modo, e la madre dovette leggere. Gli insegnanti riconoscevano che la sua capacità era superiore ai compagni, però decise comunque di rimanere nel percorso scolastico standard. E aveva qualche problema di relazioni con i compagni, diciamo che intanto pensava di avere sempre ragione fondamentalmente e pensava che le sue opinioni fossero dei fatti. Questo gli attirava le antipatie dei bulli, e i bulli gli insegnavano a correre anche abbastanza velocemente. Infatti la passione della corsa gli rimase, divenne un discreto atleta.
Oh, a 13 anni inizia a frequentare la scuola di Sherborne, anche se non si trovava molto bene, perché a differenza del sistema ungherese, il sistema britannico era pensato per formare dei cittadini, dei buoni cittadini, non tanto dei bravi scienziati. E quindi era un sistema fondato sull'obbedienza, sull'autorità, non sullo scambio di opinioni tra mente libera, ecco. E quindi in questo contesto Turing, che già era abbastanza timido, si chiuse ancora di più in se stesso. Nell'estate del 27, Turing, che aveva 15 anni, calcolò, partendo dalla formula di bisezione della tangente trigonometrica, lo sviluppo in serie della funzione inversa della tangente. Ora è un casino, magari non vi dice niente detta così, ma per calcolare questa roba serve conoscere il calcolo differenziale. Il problema è che lui non lo conosceva, all'epoca non lo conosceva ancora, non conosceva il calcolo differenziale, non conosceva il calcolo infinitesimale. E il fatto che da solo sia riuscito a calcolare e intuire soltanto che quella serie esistesse, lasciò ovviamente il suo insegnante di matematica sbigottito. Nel 28 scopre gli studi sulla relatività di Einstein, quindi era probabilmente uno dei pochi sedicenni familiari con la relatività di Einstein. Nel 29 rimane folgorato dalla fisica quantistica, le teorie di Schrödinger, che avevano 3 anni all'epoca, e in tutto questo percorso di studi lui gli si immerse con un suo compagno e un suo grande amico della scuola, che si chiamava Christopher Morcom. Ora, l'amicizia con Christopher era probabilmente qualcosa di più di un'amicizia, e quindi si suppone che lui fosse in realtà il primo amore di Alan Turing, e questo fatto lo ispirava molto, lo spronava nel suo percorso di studi. Purtroppo però Christopher contrasse la tubercolosi e morì nel 1930, quindi un anno dopo, e questo provocò un'immensa tristezza in Alan, e che per compensare questa perdita si fiondò ancora di più negli studi che lui di solito condivideva con Christopher. Quindi, pensando di fare quello che lui avrebbe voluto, si mise a studiare ancora di più. Poi scrisse alla madre delle lettere, alla madre di Christopher, delle lettere che poi mantenne anche negli anni successivi, quando in occasione dei compleanni, in occasione dell'anniversario della morte. La madre apprezzava molto queste lettere, gli rispondeva, gli mandava dei regali, gli mandava dei ringraziamenti. Finita la scuola pubblica, si iscrive al King's College, Cambridge. Qui riceve lezioni di matematica da Godfrey Harold Hardy, che è un altro matematico piuttosto insigne, membro della Royal Society. E qui negli anni 20 Cambridge è uno dei centri fondamentali per le nuove scienze, no? È praticamente secondo solo a Göttingen, che è l'università dove aveva studiato von Neumann. E proprio un libro di von Neumann, cioè I fondamenti matematici della meccanica quantistica, ebbe una grande influenza sul pensiero di Alan Turing. Non so se lo riconoscete, tra l'altro. Turing, non riesco a vederlo, ecco qua, giusto? Sì. Allora, lui qui si trovò immerso in una serie di nuovi concetti e rimase particolarmente affascinato dai problemi di Hilbert. Quando parlavo di von Neumann avevo citato David Hilbert. David Hilbert scrisse un paper intitolato, non so se si intitola così, comunque viene indicato come I problemi di Hilbert. Sono una serie di problemi matematici, e uno di questi problemi si chiama Entscheidungsproblem, problema della decisione. In pratica si tratta di stabilire se esiste una procedura eseguibile meccanicamente, un algoritmo, però nel 27 non esisteva la nozione di algoritmo ancora. Comunque, una procedura in grado di determinare se un'affermazione sia universalmente valida, diciamo computabile. Ora, nel 36 la nozione di algoritmo e la risposta a questa domanda arrivarono indipendentemente da due scienziati. Uno era Alonzo Church, che ha studiato informatica. Dovrebbe conoscerlo, è il padre del lambda calcolo, Alonzo Church, e poi Alan Turing, appunto, con la macchina di Turing. Ora, Turing si accorse che la calcolabilità effettiva del lambda calcolo e la macchina di Turing sono modelli di calcolo equivalenti. Tanto entrambe le risposte al problema della decisione erano negative. Nell'articolo di Turing, On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem Problem, lui prese l'idea dell'esecuzione meccanica proprio alla lettera, in senso letterale, formulò la teoria di una macchina universale
in grado di eseguire qualsiasi funzione algoritmica scritta in un linguaggio che la macchina potesse interpretare. E per dimostrare la sua tesi, cioè che il problema della decisione non avesse soluzione, lui sviluppò l'halting problem, cioè il problema della terminazione, possiamo chiamarlo. Questo problema studia se un dato algoritmo riesca, dato un input, a capire se avrà un'esecuzione infinita o no, o se terminerà a un certo punto. L'articolo in cui lui determina che un algoritmo non è in grado di determinare se finirà o no, si intitola... No, non ha titolo, scusatemi, non ha titolo, perché è questo. Questo paper in cui va a dare una risposta al problema della decisione, e la risposta è negativa, perché un algoritmo perché non si può stabilire per qualunque algoritmo in modo universale se dato un input qualunque questo algoritmo terminerà o no, questo è stato definito l'articolo più influente nella storia della matematica. E qua si incrociano le strade di Turing e von Neumann. Siamo nel 1936, appunto. Turing viene invitato a Princeton, che è il college dove lavora, che insegna von Neumann, e qui passa del tempo studiando proprio con Alonzo Cerci. Qui studia anche la crittografia e costruisce un moltiplicatore binario elettromeccanico perché vuole sperimentare la costruzione di trasmettitori, insomma vuole provare a realizzare la macchina, il progetto della sua macchina. Nel giugno del 1938 ottiene il dottorato di ricerca del Dipartimento di Matematica, e la tesi con cui ottiene questo dottorato introduce il concetto di logica ordinale e la nozione di calcolo relativo. E le macchine di Turing vengono potenziate, teoricamente, con dei cosiddetti oracoli, che sono delle entità astratte, fondamentalmente, che sono in grado di rispondere a qualsiasi domanda. E quindi risolvono qualunque problema in un istante. Non proprio qualunque problema, però, diciamo, il problema della decisione veniva risolto. Ecco, Turing ha esplicitato un modo per collegare la sua macchina a un oracolo, in modo che quello che non riesce a risolvere la macchina veniva risolto da un oracolo. In questo modo i ricercatori potevano avere un sistema per studiare tutte le categorie di problemi. E qui von Neumann entra in contatto con il lavoro di Turing e in seguito riconosce proprio che nell'articolo sull'Halting Problem fu introdotto il concetto fondamentale del moderno computing. Scrisse questa raccomandazione in cui elogiava gli studi di Turing e ne caldeggiava l'assunzione come suo assistente postdoc. Però ha la necessità di tornare in Inghilterra. E lui lì fu assunto dal governo britannico e, come sappiamo, si mise a lavorare per decifrare i codici segreti tedeschi della macchina Enigma. Ora, se state cercando di immaginare come fosse questa macchina di Turing, in realtà non è una macchina reale, è un prodotto della mente di Alan Turing, fondamentalmente. È un modello teorico. E su questo modello sono stati poi sviluppati qualche prototipo, sono stati sviluppati dei prototipi semplificati, però ciò che è importante è che questo è alla base della teoria della computazione, che magari se voi studiate la teoria della computazione avete familiarità con i termini Turing completo o Turing equivalente, che sono dei modelli di calcolo che possiedono la potenza computazionale di una macchina di Turing, quindi sono in grado di eseguire tutte le sue funzioni. Ora, questo concetto è ovviamente una pietra miliare nella storia dell'informatica, e l'architettura di von Neumann, che abbiamo visto prima, ne è stata con molta probabilità influenzata in modo significativo. Addirittura alcuni sono arrivati a teorizzare che l'architettura di von Neumann fosse un plagio di alcuni concetti che Turing aveva sviluppato qua, anche se fu scritta un anno prima, ma in realtà si erano incontrati proprio prima von Neumann e Turing. E secondo John R. Womersley, che era un sovrintendente della divisione di matematica della NPL, dove aveva lavorato Turing, nel first draft di von Neumann c'erano molti concetti che in realtà erano propri di Alan Turing. Ora, salterò completamente la parentesi della Seconda Guerra Mondiale, la parentesi Enigma. Fondamentalmente, con il contributo di Turing, gli inglesi decifrano Enigma e vincono la guerra. Però questa storia se ne è già parlato tanto, avete visto film, quindi non ci tornerei sopra. Andiamo invece 46-47, Turing è a Hampton, a Londra, contribuisce al progetto ACE, però il progetto non si concretizza, non viene realizzato fino alla fine, mentre Turing ci lavora. Così Turing torna a Cambridge e scrive un articolo fondamentale sulle macchine intelligenti, che purtroppo rimane inedito
quando lui è ancora in vita. E mentre lui è via, mentre lui è assente, il progetto ACE viene infine finalizzato e il suo primo programma viene eseguito il 10 maggio 1950. Nel 47 lui si reca a Göttingen, che è l'università, dovrebbe essere abbastanza familiare, e incontra Konrad Zuse. Zuse era l'inventore dello Z3 e del Plan Calcul, anche qua teoria dell'informatica a qualcuno potrebbe risuonare, e loro ebbero una conversazione. Non esistono purtroppo trascrizioni di questa conversazione, ma sarebbe abbastanza straordinario se riuscissimo a sapere cosa si sono detti. Nel 48 lavora a Manchester al Mark I, che è uno dei primi stored program computers, quindi un computer a programma memorizzato. Qui alla Victoria University a Manchester scrive la prima versione del manuale dello sviluppatore di questa macchina e diventa anche consulente della versione commerciale della macchina. E ora vediamo l'ultimo contributo fondamentale di Turing alla storia dell'informatica, che è questo. È un articolo intitolato Computing Machinery and Intelligence. Lo pubblica sulla rivista Mind nel 1950. Qui Turing non aveva ancora 40 anni, era già noto come uno dei matematici più influenti, più illustri del mondo, e l'articolo affrontava il tema dell'intelligenza artificiale. Qui Turing propose un noto esperimento, il test di Turing, appunto, con l'obiettivo di definire uno standard per identificare una macchina come intelligente. Ora, il concetto è che una macchina poteva essere considerata pensante se l'interlocutore umano, durante una conversazione, non era in grado di distinguerla da appunto un altro essere umano. E lui in questo articolo propose un approccio efficiente alla creazione di un algoritmo che imitasse appunto la mente umana, partendo dal concetto di creare qualcosa di più semplice, più semplificato, che imitasse la mente di un bambino e che poi venisse addestrato per aumentarne gradualmente l'intelligenza. E questo ha posto le basi per lo studio moderno dell'intelligenza artificiale e del machine learning. Prima dell'ultima parte, che è un pochino più triste, una nota un po' più allegra. Nel 50 Turing scrisse un programma di scacchi, si chiamava Turochamp, però non esisteva un computer così potente da poterlo eseguire. Allora lui lo eseguì a mano, leggendo step by step l'algoritmo che aveva scritto, giocando con un collega che si chiamava Alec Glennie. L'intera partita che i due giocavano fu registrata, quindi ne trovate varie riproduzioni su YouTube, insomma, online. Ogni mossa gli partivano 20-30 minuti per essere fatta, perse, peraltro. E probabilmente Turochamp è il primo gioco per computer mai creato. È stato ricreato in vari linguaggi, una sua versione ha affrontato Garry Kasparov, che è campione di scacchi per chi non se lo ricorda, e qui siamo alla conferenza per il centenario di Turing nel 2012, quando diciamo, Kasparov fece qualche mossa contro Turochamp. Qui tanto vedete l'atleta Turing durante una marcia, una corsa. Allora, nel gennaio del 52, aveva 39 anni, lui iniziò una relazione sentimentale con Arnold Murray, che era un ragazzo di 19 anni. Il 23 gennaio, la sua casa, la casa di Turing, subì un'effrazione e Murray gli confessò che conosceva i ladri. Turing denunciò il crimine alla polizia e durante l'indagine dovette confessare di avere una relazione con Murray. Il problema è che l'omosessualità nella Gran Bretagna degli anni 50 era considerata un reato e Turing fu arrestato. Durante il processo non si difese con forza, lui rispose che non vedeva nulla di male nelle sue azioni. Venne condannato per omosessualità e gli furono prospettate due opzioni: una pena detentiva di 2 anni oppure la castrazione chimica attraverso l'ingestione di estrogeni. Allora lui, per evitare il carcere, scelse la seconda. Questo trattamento lo rese impotente, ne causò la crescita del seno e in certo senso realizzò ciò che Turing scrisse in una lettera all'amico Norman Rutledge. La potete trovare online, questa lettera, la trovate anche su YouTube, letta da Benedict Cumberbatch. Lui la scrisse poco prima di venire condannato e cita nei passaggi finali: senza dubbio ne uscirò un uomo diverso, ma non ho ancora scoperto chi. Questa lettera
si conclude con un sillogismo abbastanza ironico, e le ultime parole sono yours in distress, cioè praticamente tu nelle difficoltà. Yours in distress è anche in pratica il titolo della lettera, con cui lo potete trovare online. Si ritiene che la depressione che poi fu associata a questo trattamento e l'umiliazione che lui subì lo portarono al suicidio. Fu trovato morto nella sua casa del 43 di Arlington Road a Winslow l'8 giugno del 1954, aveva 41 anni. Il medico legale stabilì che la causa della morte era avvelenamento da cianuro di potassio, e al momento della scoperta del corpo accanto al letto trovarono una mela appena morsicata accanto al suo orologio. Fino a pochi anni fa la corona e il governo britannico non hanno mai celebrato degnamente una delle più grandi figure della storia dell'umanità. È stato solo grazie alle numerose petizioni della società civile, dei politici, che finalmente hanno ottenuto un giusto riconoscimento. Il 10 settembre del 2009 il primo ministro Gordon Brown ha presentato le scuse ufficiali, che si concludono con queste parole: a nome del governo britannico e di tutti coloro che vivono liberamente grazie al lavoro di Alan Turing, sono molto orgoglioso di dire: ci dispiace, meritavi molto di più. Il 24 dicembre 2013 la regina Elisabetta ha emesso una grazia postuma per Alan Turing, sollecitata da un ulteriore appello al primo ministro dell'epoca David Cameron, scritto da importanti scienziati internazionali, tra cui il premio Nobel per la medicina Paul Nurse e l'astrofisico Stephen Hawking. Questo appello è intitolato Pardon for Alan Turing. Dal 2017 il governo britannico ha una legge che prende il nome di Alan Turing, che funge da amnistia per tutti coloro che sono stati ingiustamente arrestati solo perché omosessuali. Grazie. Io sono Edo, mi lavoro in Star Fabric, sono un DevRel, e se volete parlarmi di lavoro mi potete contattare alla mail di lavoro. Abbiamo alcune posizioni aperte, quindi se cercate careers Star Fabric trovate qualche posizione aperta per Cloud Engineer e PHP e Drupal. Se mi cercate sui social invece l'handle è Edo Dusi, oppure edo@contenuteliberi.social su Mastodon. Sono autore di un paio di podcast, quindi se mi cercate su YouTube e su Spotify e vi piace un po' come racconto le cose, mi trovate anche in questo formato. Ho finito e spero di aversi messo il giusto.